Ciao a tutti ragazzi, la valigia è pronta, lo zaino con le ultime cose è pronto, partiamo, destinazione Vienna. Bene ragazzi, sono appena arrivato all'aeroporto. Finalmente saliamo sull'aereo. Sono appena salito in camera, ora vado subito a dormire perché domani ci aspetta una lunga giornata. Primo giorno a Vienna, oggi è una giornata abbastanza semplice perché come impegni devo vedere solo il museo di Freud e il mio preferito, cioè il museo delle illusioni, ma sono relativamente vicini perché sono a 20 minuti di distanza da me. Quindi andremo a vedere questi due musei, dopodiché dedicherò la giornata per comprare due cose al supermercato, se ne trovo uno, e poi faremo un giro in centro senza impegni particolari. Ragazzi, giusto che vai, villa che trovi, adesso prendo alcune cose e poi andiamo a vedere la città. Sto passeggiando per Vienna e mi sono imbattuto in questa chiesa e mi sono innamorato. Anche perché davanti alla chiesa ci sono questi simpatici golem che suonano il violino. Immensa. Io mi sono veramente innamorato di questa chiesa. Purtroppo non si può accedere perché stanno facendo dei lavori, ma se avete modo di visitarla, sono sicuro che sia bellissima anche dall'interno. Si chiama Votivkirche, bellissima. Ragazzi, sono appena arrivato al museo di Freud, adesso aspettiamo che aprano e poi finalmente andiamo a vedere com'era la cucina di Freud. Vi faccio vedere anche il bollino, che poi non si dica che non sono stato al museo di Freud. Tra l'altro ho avuto la fortuna di vedere anche una mostra di quadri surrealisti, dove c'erano opere di De Chirico, di Dalí, ma anche di tanti altri artisti. Devo dire che esco con un bagaglio culturale sicuramente arricchito. Bene ragazzi, seconda tappa della giornata, museo delle illusioni, sono appena arrivato, questo dovrebbe meritare parecchio. Questa è bellissima, cioè voi pensate che uno sia più lungo dell'altro, invece sono esattamente uguali. Questa è la cosa più illusoria che abbiamo mai visto. Cioè io sono dentro a questo tunnel, sono immobile, ma ho la percezione di ruotare. E forse nel video si capisce. Ebbene sì, alla fine mi sono clonato. Sono appena uscito dal museo delle illusioni. Devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. L'avevo visto un po' tramite i social, tramite internet. Mi aspettavo di trovare qualcosa di più. Sì, ci sono due o tre attrazioni molto interessanti. Il prezzo è 14 euro, quindi non è tantissimo, però consiglio di andarci con dei bambini, ecco, dei bambini si divertirebbero un sacco, quello sì. Passeggiatina Stephanplatz e devo anche pensare a cosa mangiare stasera comunque. Fantastico.
fantastico. Se volete potete anche farmi un giro in carrozza, vi portano in giro per la città. Finalmente mangiamo qualcosa di buono. Alla fine ho optato per questo, con la crema alle nocciole all'interno. E devo dire che è molto buono, ha la crema alle nocciole, l'unica cosa è un po' freddo, forse l'abbiamo fatto stamattina, adesso siamo poco dopo pranzo. Mi sposto un attimo perché è un po' affollato il posto, ma questa che vedete alle mie spalle è la casa di Mozart, però ho deciso di non entrare a visitarla perché mi sono un po' informato, è un po' come la casa di Freud, cioè una casa potevo vedere, posso vedere le case di tutti. Ma la cosa che mi spaventa di più è sto panino qua.